Una protesta colorata e rumorosa di commercianti e anche residenti per dire no alla nuova Viale Marconi. Questa mattina la protesta, organizzata dal comitato Salviamo Via Marconi, ha voluto far sentire forte la sua voce con un corteo che, partito dall'angolo di Via Pepe, ha raggiunto Piazza Italia sotto a Palazzo di Città. Allora, noi rappresentiamo il disagio che si vive quotidianamente su Viale Marconi. Abbiamo provato da settembre un dialogo, un discorso, siamo stati ricevuti ma non ascoltati dall'amministrazione pubblica, che ha fatto finta di prendere atto delle nostre richieste, ma di fatto le ha disattese tutte quante. E ci rendiamo conto che la situazione è abbastanza complicata per tutti, sia per i residenti, sia per i commercianti, sia per i semplici passanti di questa via, che si trovano a convivere con un'opera che non ha niente di umano, niente di verso il civile, verso il consumo quotidiano di uno spazio dedicato al benessere collettivo, diciamo. E quindi noi abbiamo fatto questa iniziativa per anche un po' scaricare la tensione che si è ammucchiata in questi mesi, perché di non essere ascoltati provoca tanta frustrazione, e tanti commercianti, insomma, sono arrivati anche un po' a fare dei gesti, come c'è stato l'altra volta, insomma, che spontaneamente hanno bloccato il traffico. Noi abbiamo preferito riunire questa forza, questa energia, e convogliarla verso un corteo strutturato dove si può pacificamente e democraticamente esprimere il proprio dissenso verso un'opera che nessuno riesce ad apprezzare. Nonostante l'opera stia procedendo, il comitato spera che ci possano essere quelle modifiche richieste al progetto. Allora, come noi abbiamo avuto esperienza a luglio dell'anno scorso, che da 3 corsie si è passati a 4, a lavori quasi ultimati, perché i lavori erano stati fatti, quindi hanno smontato e rifatto da capo il progetto, quindi tutto ciò che era stato speso fino al 3 corsie a luglio è stato abbandonato, è stato demolito e ricostruito a 4 corsie, così oggi che il cantiere è ancora aperto si possono fare modifiche anche importanti, perché il cantiere non è stato riconsegnato, quindi le modifiche si possono ancora fare. Non è vero che i lavori sono ultimati. Quello che è vero è che non c'è stata una concertazione, cioè non c'è stata la sensibilità da parte dell'amministrazione di venire a vedere quali fossero gli interessi reali dei cittadini. Cioè, hanno fatto un progetto che sulla carta potrebbe essere anche rappresentato, ma viverlo nel quotidiano è angosciante.